cioè è inconcepibile. Ora vi chiedo, dinanzi al significato che voi ci state facendo capire, che la risurrezione poi, cioè un amore così grande, allora il cristiano o una persona che si avvicina a questo Dio così grande nell'amore, non c'è il rischio che si scoraggi e nel non arrivare mai minimamente a una briciola di questo amore del proprio Dio? No, fratello Carlo, perché la nostra fede non è solo la verità, la nostra fede è una grazia. E soprattutto la nostra fede è un dono, è il dono dello Spirito Santo. Quindi, poc'anzi che ti dicevo, che noi viviamo per verità separate, studiamo i sacramenti, parliamo dei sacramenti, studiamo una pagina del Vangelo, parliamo della pagina del Vangelo. Riceviamo l'Eucaristia, ci prendiamo l'Eucaristia, poi parliamo magari dello Spirito Santo, quando riceviamo la Messa, parliamo dello Spirito Santo. Però queste verità noi non le viviamo in modo legato. Se noi non le viviamo le verità, non possiamo comprendere il nostro mistero. Ora tu capirai che il mistero non è comprensibile per la tua mente, questo spirito di verità, di santità, di grazia, che ti illumina, ti dona l'intervento, la scienza, la conoscenza, la verità, tutto quello che ti serve perché tu possa funzionare in modo nuovo. Comprendi dove noi dobbiamo fare questo legame, il legame delle verità. È fondamentale oggi. E tu sai qual è oggi il pericolo anche nella scienza teologica? Che colui che è esperto, diciamo, di sacramenti non è esperto di ecclesiologia. E colui che è esperto di ecclesiologia non conosce la cristologia. E colui che conosce la cristologia, se gli torna la questione morale, si perde, perché lui è abituato a parlare sempre di Cristo. Ora, le verità vanno riunificate, ricomposte. E il cristiano chi è? È colui che ricompone le verità della fede. E lo Spirito Santo appartiene all'essenza della fede cristiana, perché lui è l'intelligenza di Cristo. Io dico, quando parlo dello Spirito, che lo Spirito è la memoria vivente di Cristo dentro di te, è la comprensione sentiva di Cristo dentro di te. Che poi torna anche la comprensione di te stesso in Cristo. Ora, se noi non modifichiamo queste verità in noi, allora sono parziali. E come quello che viene lo spavento, tiene lo scoraggiamento, dice: ma faccio io a superare? No, è lo Spirito del Signore. Quando San Paolo parla di queste cose, fa sempre prego alla grazia, e la grazia è l'essenza della nostra fede. Non solamente la verità, e Cristo possa mandare la grazia della verità, la grazia della verità, vengono per mezzo di Gesù Cristo. Allora vogliamo noi questa sera riunificare un po' queste verità nostre? Dobbiamo riunificarle tutte, perché è da questa unità che nasce la vera fede, la vera speranza, la vera verità. Il Signore vivo,
il Signore dove la Chiesa dove il Signore è vivo, ti faccio un esempio, ecco tu vedi i magi, penso proprio ai magi, hanno visto una stella, sono andati a Gerusalemme. A Gerusalemme hanno attinto la notizia che Cristo sarebbe nato a Betlemme. Loro camminano con un'idea di questo che sia un'idea, però quando vanno a Betlemme, la Vergine Maria trovava Cristo vivo, loro hanno un'accidente di Cristo, perché lo vedono vivo. E tu hai un'idea di Cristo, la Chiesa trova vivo nei sacramenti. Lo Spirito Santo te lo dà vivo nei sacramenti, il perdono te lo dà vivo nella riconciliazione, perché la Chiesa che ti dà Cristo vivo non ti dà Cristo, la Chiesa una verità su Cristo, perché se la Chiesa ti avesse solo una verità su Cristo, la verità la potresti leggere anche nei libri, leggi un libro di teologia, lo vedi, ti lo comprendi, dai, non che io ce l'ho. Tu non hai bisogno di una scuola o di una chiesa amatoria per conoscere i pensieri di Padone, ti prendi il libro, te lo studi e capirai quello che vuol dire, quello che non vuol dire. Però il Padone di Lima non trova nessuno che è morto. Noi non diamo un Cristo morto, no? Noi diamo un Cristo vivo. Perché la Chiesa è presenza viva di Cristo in mezzo a noi. Tu sei per esempio Cristo vivo, non sei un Cristo morto, l'idea di Cristo. Questo è il principio bello che questa sera vorrei che mettesse nel cuore. Ecco perché si va in Chiesa, si vive nella Chiesa, per diventare Cristo vivo, ricevendo Cristo vivo. Prego. Nella vita quotidiana, come facciamo a relazionarci con la risurrezione? Te lo insegna San Paolo, se sei risorto con Cristo, tendi verso Cristo, tendi verso la risurrezione. Pensate alle cose di lassù, liberatevi dalle cose di terra, che sono momentanee, sono passeggere, sono effimere. Allora tu vivi sempre pensando al tuo fine soprannaturale da raggiungere, perché per tutti dobbiamo raggiungere un fine soprannaturale, per cui essere con Cristo, in Cristo. Pensaci così, prego. Signore, a proposito della risurrezione, ha detto che gli animi giusti sono la visione beatifica, ma si può dire tra virgolette che soffrono per questa mancanza di unione con il corpo e poi alla fine dei tempi il purgatorio c'è ancora o no? No, alla fine dei tempi il purgatorio si è abolito, c'è la sua inferno paradiso, perché la purificazione si era compiuta con la compia di un istante. E Gesù in vita la compiono in un istante, siamo trasformati a una purificazione più intensa, più forte, perché anche un solo istante di eternità ti basta per compiere la tua purificazione, comprendi? Gli animi dei giusti non soffrono perché sono nella beatitudine, però attendono con impazienza di vincere la morte, perché loro la morte non l'hanno vinta. Sono nella morte qua, Sant'Antonio della morte, San Pasquale della morte, San Luca della morte, perché sono divisi. L'anima è in cielo e il corpo è il popolo della terra, per cui l'uomo non c'è più, non c'è questa persona umana che ha il corpo, per cui c'è un'anima, è un'anima spaesata, si vede senza se stessa.
l'anima è se stessa nel corpo, è come se fosse senza se stessa ancora, anche se è se stessa in tutto il suo splendore di luce, però manca questa ricomposizione, sente il peso della morte. E loro attendono questo giorno con una impazienza, capito? Attendono che se lo ricompone. Però perché il Signore non li ricompone questi uomini e queste donne? Perché li attende la nostra conversione. E San Pietro, se il Signore ritarda la sua venuta, sapete che lo fa perché ha pietà di noi e vuole che noi ci santifichiamo ancora, perché ancora noi non siamo santi. Allora il Signore è misericordioso e pietoso e clemente. È chiaro? Questo è prego. La cosa che mi ha colpito di più, padre Costantino, stasera e che mi fa riflettere molto, perché come cristiani ci mette in grande discussione, è quando lei ha detto che noi con il nostro modo di fare esponiamo Cristo, quindi io che sbaglio nella mia vita, che faccio cose non buone, in realtà io cristiano, io credente, presento un Cristo che sbaglia e quindi mi assumo una responsabilità dinanzi alla storia molto, molto forte. Basterebbe questo, pensarlo ogni giorno, forse ci potrebbe aiutare a capire qual è il nostro modo di essere cristiani. Ma noi perché facciamo fatica, padre Costantino? Perché noi che abbiamo come punto di riferimento, l'ha detto stasera, la risurrezione, che è l'evento più straordinario che è capitato nella vita degli uomini, perché noi poi cadiamo invece dinanzi al buio, alla prepotenza degli uomini e non speriamo che la risurrezione di Cristo da buoni cristiani ci può permettere invece di superare qualsiasi difficoltà? Perché vi ho detto, viviamo con vita separate. Noi abbiamo la frantumazione della verità cristiana, dobbiamo ricomporre tutte le verità, se non possiamo vivere. In chi crede oggi nei sacramenti? Sono pochi coloro che credono nei sacramenti. Chi crede nella potenza della grazia? Chi crede nel Cristo vivo che riceve nell'Eucaristia per diventare Cristo? Ora, se non unifichiamo queste verità tutte insieme, noi saremo sempre senza alcuna possibilità di diventare cristiani. Perché il cristiano è una verità complessa. Però la verità semplice. Ora, se io sono un cristiano che non ho verità dentro di me, ed se voi studiate la biblioteca dei Corinzi, vi accorgete che quella comunità era tutta fondata su verità parziale, per cui uno vedava la sua verità e non teneva conto della verità dell'altro, e addirittura si era arrivato anche a negare la risurrezione. Allora dice San Paolo: se voi vi negate la risurrezione, che fate? Voi distruggete tutti i misteri di Cristo. Per cui la frantumazione meditativa è questo il grande dramma che noi subiamo oggi, tutti allora. Perché mangiamo di questa fede complessa. La nostra è una fede frantumata. Abbiamo qualche elemento, però non sono neanche collegati questi elementi che abbiamo. E allora questa sera dobbiamo fare un po' di esame di coscienza e metterci in buona volontà per poter riunificare tutte queste luci che vengono da Dio e che scendono su di noi. E solo in questa riunificazione noi possiamo dare speranza al mondo di oggi. C'è la dimensione del tempo e dello spazio?
O è la sensazione? No, c'è la dimensione dell'attesa. Se c'è l'attesa c'è il tempo. No, c'è l'attesa che tu non sei completa. Tu non sei, ti vedi come non completa. E poiché tu sai che c'è questo mistero del tempo che è fuori te, tu aspetti che il tempo si compia. Il tempo non è nell'eternità, è fuori dall'eternità. Però bisogna vivere il mistero del tempo. Per cui lo attendono, lo sanno di non essere da me e attendono con impazienza questo come me. Anche nel purgatorio c'è il mistero del tempo. È un tempo eterno, non è un tempo temporale come il nostro, dice un'altra dimensione, che è eternità senza principio e senza fine. Però io vado ad eterna, poi vado a liberare, secondo me. E poi le anime dei giusti che sono morti prima della venuta di Cristo. E dice, sono veramente lo stesso. La dice la coscienza che ascoltata, seguita, diventi giusto dinanzi a Dio. Perché dice San Paolo che la coscienza è legge dell'uomo. Per cui se un uomo ha seguito la coscienza, tu leggi Giobbe, capitolo 31, e vedi che Giobbe, che non era un ebreo, seguiva una coscienza retta, una coscienza di carità, di amore, una coscienza di misericordia, di pietà, una coscienza di aiuto agli altri. Ma questa coscienza lo aveva letto dinanzi a Dio. E ci sono tante persone che non sono cristiane, però vivono con una coscienza, diciamo, buona. Cerchi bene, desideri bene. E quei beni che loro vedono e fanno, quindi questo bene li rende giusto dinanzi al Signore. Perché noi dobbiamo pensare che lo Spirito del Signore non opera fuori dal cristianesimo. Lo Spirito è per dare ogni cosa, lo Spirito viene per tutta la terra. E quindi anche fuori del cristianesimo c'è lo Spirito del Signore che opera, però lo Spirito opera per condurre le persone alla fede. Vede negli atti di trovi Cornelio, questa persona giusta, onesta, via, che prega il Signore. Cosa dice l'angelo quando appare a Cornelio? E la tua preghiera e le tue dimostre sono state ascoltate verso Dio. Adesso ti facci il dono di diventare cristiano. Perché sempre lo Spirito Santo questo vuole portare a Cristo. Non c'è uno Spirito Santo senza Cristo, ecco, anche questo bisogna verificare. Come voi dite, ma lo Spirito Santo avrà anche con la Chiesa, sì, ma per formare il corpo di Cristo. Noi dovremmo aiutare lo Spirito Santo a formare il corpo di Cristo attraverso la Chiesa che diventa missionaria ed evangelizzatrice. Con quello che è il mistero. Ed è un mistero santo. Prego. Se non avete più domande, chiudo. Come si forma una buona coscienza? E quindi diciamo la fede che ci avvia questa buona coscienza. Perché c'è molta mala coscienza. La coscienza si forma attraverso l'apprendimento del bene e del male, attraverso l'insegnamento per noi cristiani del Vangelo, perché la nostra coscienza deve essere evangelica. Come dice Gesù, appena iniziò la sua predicazione, il Vangelo secondo Matteo, non fece una grande lezione sul Padre di una
educò la coscienza del suo discepolo. Avete inteso che ho detto educazione antica, ma io vi dico educazione moderna, educazione evangelica. E in sei piccole leggi Gesù capovolge tutta l'antica morale veterotestamentaria. Sei piccole leggi. Avete inteso che ho detto occhio per occhio dentro per bene, ma cosa dico? Avete inteso che ho detto darai il ripudio a tua moglie se non ti piace, ma io cosa vi dico? Avete inteso che ho detto occhio per occhio e dente per dente, ma io cosa vi dico? Oderai il tuo amico e amerai il tuo amico, ma io cosa vi dico? Amate i vostri amici e pregate per i vostri persecutori, non restate al malvagio. Cambiate storia. E di cosa fa Cristo? Sei piccole leggi. Ti capovolge tutta la morale insegnata fino a questo momento. Ora, se noi non insegniamo la morale, non possiamo mai cambiare la coscienza. Perché dalla coscienza è la legge morale. E che significa legge morale? Significa il bene e il male. Che tu devi fare il bene, che tu devi dare il male. E quello che le coscienze vanno educate, vanno formate. Non lasciate libere di pensare come vogliono, di agire come vogliono, vanno formate sulla verità di Dio, non sui pensieri dell'uomo, perché i pensieri dell'uomo non sono i pensieri di Dio. C'è qualcuno che vuole intervenire? Quella della morte non è solamente quella fisica, è
prodotti la morte spirituale. E sai qual è la morte spirituale? La perturbazione delle facoltà dell'uomo. La mente che viene per sé, il cuore che viene per sé, l'intelligenza che viene per sé, la volontà che viene per sé, questa è la morte. Ed è questa la prima morte che si compie, perché sono Cristo che vuole con loro, e nessun altro. Ed è questo il mistero cristiano. Ricomporre la morte, perché l'uomo è la morte, perché è scomposto. Allora bisogna ricomporre. Ed è questo il lavoro che noi dobbiamo fare e farlo bene. Adesso le fritte, vi ricordo che il 6 e il 13 non c'è la chiesa, perché il primo non ci siamo perché la strada è occupata da altre chiese. E poi il 13 sono le 6 ceneri e noi vogliamo dire in questo momento è un testare importante nelle parrocchie, attorno all'altare dove faremo professione di morte. Perché il membro delle ceneri è una professione della nostra morte, in attesa poi della resurrezione. Ricorda da un uomo che si muore e che il polvere non ha. Questa è professione di morte, e quindi cambia vita, resuscita, perché questo lo sei. Sei già nella morte, devi risuscitare. Cristo ti risusciterà. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio, invernale di Monsignor Costantino di Bruno presso il seminario della diocesi di Lamezia Terme.